Come ti chiami? Eliana Godino. E qual è il tuo lavoro? Io sono una fotografa e una grafica. Perché ti hanno inserito nelle 100 personalità della Calabria? Esatto, ti leggo precisamente la motivazione. La motivazione, sì. Praticamente è stato realizzato questo articolo. I 100 nomi calabresi dell'anno, sconfitte, vittorie e sfide targate 2023. Eliana Godino, giovane fotografa che idea un concept libro su volti ed eccellenze di Calabria, merita 10 per mappatura e determinazione a superare ogni ostacolo. Allora, è stata una sorpresa anche per me ritrovarmi all'interno di questi nomi. Quando stavo leggendo l'articolo che mi è stato inviato per caso, mi sono ritrovata lì Eliana Godino, è stato uno shock, perché tutto potevo aspettarmi tranne che ritrovarmi in una lista di nomi comunque che hanno determinato il 2023, quindi sicuramente una bellissima soddisfazione, una bellissima sorpresa, e penso che chi lo ha scritto abbia insomma capito e apprezzato il lavoro che c'è stato dietro questa avventura, chiamiamola avventura fotografica, perché sia insomma dall'incipit, quindi da un'idea, un concetto di come progettare questo libro, questa idea fotografica, a partire dai contatti, perché io non conoscevo nessuna di queste personalità, tramite canali social, tramite email che ho trovato insomma su Google, li ho contattati uno per uno e loro insomma mi hanno dato la loro disponibilità. Quindi ho preso insomma la mia macchina, ho preso l'aereo e mi sono spostata ovunque loro mi dicessero di andare, quindi è stato un lavoro di 3 anni, 3 anni molto intensi, perché diciamo che da un mese all'altro poi c'è stata un'intervista diversa e appunto un servizio fotografico diverso. E io ogni volta che mi trovavo di fronte a loro non mi mettevo lì con la macchina fotografica e li fotografavo, ma ho creato un'intervista, quindi gli facevo delle domande specifiche su di loro, sulla loro storia, sulla loro infanzia, e ovviamente sulle loro origini calabresi. Quindi diciamo ho abbattuto quel muro del fatto che non ci conoscevamo entrambi, e poi subito dopo l'intervista li ho fotografati, e attraverso questi ritratti ho diciamo racchiuso la loro anima all'interno di uno scatto. Penso che comunque avendo la possibilità di sfogliarlo il libro, di osservarlo, potrete capire che da lì ho cercato di cogliere la loro essenza, la loro personalità. E diciamo che la mia idea innanzitutto non era andare lì e fare una bella fotografia, ma era cercare di capire, di imparare qualcosa da loro, quindi qualcosa che loro potessero lasciarmi, e mi hanno arricchito ovviamente tantissimo, perché ognuno di loro era diverso e mi ha donato un qualcosa di speciale. Ci dici il titolo del libro che non ce l'hai detto? Sì, il titolo del libro è Ritratti del Sud, storie, volti ed eccellenze di Calabria, edito dalla casa editrice Rubettino. Senti, se una ragazza... no, un'altra domanda prima. Il libro è anche in inglese, giusto? Sì, allora, il libro è stato realizzato in bilingue, quindi oltre a trovare la loro storia in italiano, ovviamente in maniera sintetica, perché il mio intento è che venisse letto soprattutto dai giovani. Oggi i giovani non leggono, quindi ho cercato di racchiudere al meglio la loro storia. Oltre alla parte in italiano troverete anche la parte in inglese, in maniera tale che le persone che non parlano italiano possono comunque apprezzare la loro storia e il personaggio in questione. E poi perché diciamo che i calabresi sono in tutto il mondo, quindi si ricordano sicuramente delle loro origini e ne vanno fieri, posso assicurarvelo, chi sta fuori va fiero delle proprie origini. E quindi dare anche l'opportunità a chi vive all'estero di poter far leggere questo libro a chi non parla italiano, quindi questa possibilità. Senti, tu hai deciso di... ti sei laureata a Roma? Sì. E poi hai deciso di tornare nella tua terra, perché? Sì, allora io parto da un po' prima la storia, perché io vengo fuori dal liceo classico. E quindi quando dico ai miei genitori di volermi iscrivere all'Accademia delle Belle Arti di Roma, rimangono un po' scioccati, dicono: ma come, esci da un liceo e andare in un'accademia? Ho detto sì, io quello che voglio fare, quello che mi piace fare, lo faccio con passione, lo faccio con piacere, quindi assolutamente sì.
Quindi vado in accademia, faccio l'esame, riesco ad entrare, mi laureo dopo un percorso di studi e poi nonostante avessi la possibilità di rimanere a Roma a lavorare, avevo tantissime possibilità, devo dirlo questo perché è importante, decido di tornare in Calabria, ma non in Calabria, in una grande città, decido di tornare in Calabria nel mio paese, a Santa Sofia de Piro, che è un paese di 3.000 abitanti, quindi un paese molto piccolo, di origine Arbrescia. E ne vado fiera di questo, nel senso sono tornata con una convinzione, non perché sono stata costretta, sono voluta tornare qui per poter dare il mio supporto professionale comunque anche alle persone che vivono qui. A Roma probabilmente sarei stata una dei tanti. Diciamo che c'è una ragazza che adesso sta vedendo questo video, sì, e che decide, ok, voglio anch'io fare la fotografa. Sì. 5 consigli brevi. Allora, innanzitutto, se è quello che ti piace, credi in te stessa e prosegui su quello che hai scelto. Seconda cosa, direi lo studio, quindi lo studio è fondamentale, a partire dalla tecnica fotografica fino allo studio dei grandi fotografi. Tre, i workshop e le letture portfolio, che per me sono state fondamentali. Perché? Perché durante una lettura portfolio un grandissimo critico, che è Maurizio Arofalo, mi disse: Eliana, devi realizzare un progetto che possa documentare un qualcosa di prezioso. E da lì poi è nata anche l'idea di realizzare questi ritratti. Quindi assolutamente partecipa a mostre, partecipa a fiere. Il quarto consiglio, indubbiamente, viaggia, perché il viaggio è cultura, il viaggio è formazione. Io prima di tornare qui comunque ho avuto la possibilità e la fortuna di poter visitare dei posti incredibili come l'Asia, l'Africa, l'America, quindi ho visto diversi approcci di cultura. E poi 5, non ascoltare nessuno, ascolta solo te stessa, perché tanti ti diranno una cosa scontata, ma non seguire quel consiglio, segui solo il tuo cuore, il tuo istinto. C'è un fotografo al quale ti ispiri? Ma fotografi al quale mi ispiro, diciamo che ce ne sono tantissimi, nel senso che è importante conoscerli e studiarli, quindi sì, sicuramente uno dei più grandi fotografi è Henri Cartier-Bresson, però c'è anche Steve McCurry, che appunto si focalizza tanto sui ritratti, mi piace molto perché ha la possibilità di viaggiare in tutto il mondo. Ma c'è anche Diane Arbus, c'è Franco Fontana, tutti con degli stili completamente diversi, e per me è importante conoscerli tutti per poi avere uno stile personale. Non bisogna copiare gli altri, semplicemente ispirarsi e capire qual è stato il loro percorso, capire qual è la loro tecnica e il loro messaggio, perché la fotografia, la macchina fotografica è un semplice strumento. È uno strumento con cui noi decidiamo che messaggio fornire a chi abbiamo di fronte, quindi è importante saperlo usare, ma è importante avere chiaro cosa vogliamo trasmettere a chi guarda le fotografie. Sei social? Sì, sono social, perché comunque viviamo in un mondo in cui se non sei social sei buttato fuori, quindi sì, sono social, sono sui canali Instagram, Facebook. L'ultima domanda. Sì. Un pregio ed un difetto della tua generazione. Allora, un pregio è il fatto di avere a disposizione appunto questi canali con cui puoi veramente arrivare ovunque. Io attraverso i social e attraverso comunque i sistemi di comunicazione attuali sono riuscita ad arrivare a queste persone, altrimenti probabilmente se fosse successo 30 anni fa non l'avrei mai fatto, perché dovevo arrivarci comunque con la posta, con le raccomandate, sarebbe stato complicato. Invece così è tutto molto immediato, quindi l'immediatezza è la fortuna di avere questa immediatezza e di saperla sfruttare. E un difetto è che non si ascolta abbastanza, probabilmente. Siamo bombardati continuamente da notizie, siamo abituati a leggere le cose velocemente, non ci focalizziamo sulle cose, diciamo, importanti come possono essere appunto le sensazioni, le emozioni che viviamo con la nostra famiglia,
o per esempio nel nostro paese, no? Noi siamo abituati sempre ad avere questo benedetto cellulare in mano, anche quando parliamo con una persona, quando ci mettiamo a tavola. Proviamo a metterlo da parte e stare insieme veramente con le persone che abbiamo di fronte, quindi socializzare, non col telefonino, ma socializzare in maniera reale. Quindi sì, penso che la cosa, il difetto è che non si apprezzino più, diciamo, i momenti di vita reale, ed è molto importante questo, perché è necessario per l'essere umano provare delle emozioni che si provano soltanto attraverso la vita reale, non attraverso i social. Quella è tutta finzione. Grazie mille. Grazie a te.